Stagione sfortunata forse è un termine un po' eccessivo perché siamo primi in classifica da agosto, voglio dire, quindi è una stagione bella, importante, che vogliamo finire sicuramente bene. Poi ovvio ci sono questi due episodi dove ancora oggi ci sono per noi 6 punti in ballo e che potrebbero far la differenza, anche se le partite che rimangono sono ancora tante, i punti in gioco e anche gli scontri diretti, quindi comunque vada, anche so che giovedì, insomma domani ci dovrebbe essere qualche risposta. Comunque a noi quello che interessa è il campo, è continuare su questa strada e cercare di sfruttare tutte le situazioni che ci sono in partita, perché sappiamo che dipendiamo da noi essendo avanti in questo momento. Sì, c'è stata una serie di circostanze, perché al di là del piccolo calo nostro che non è né tecnico né tattico, secondo me proprio ci siamo un attimo abbassati, perché la Regina, forse essendo una squadra con gamba, con velocità soprattutto sugli esterni, comunque la Regina ha avuto una buona reazione, anche se alla fine è stata pericolosa solo con dei tiri fuori dall'area e qualche cross, ecco. C'è stato un calo che ci può stare, poi comunque col campo così bagnato, insomma, magari noi non siamo stati un po' in difficoltà, ecco, perché la palla andava più veloce, pioveva forte, e quindi spiegherei tutto questo con queste parole, insomma, il piccolo calo che abbiamo avuto nella seconda parte del tempo, ecco. C'è un po' di accumulo di stanchezza, perché le partite sono tante, il campionato comunque è difficile. Un po' tutte le squadre hanno, tra virgolette, la pressione di essere in 4, 5, forse 6 col Padova che sta facendo bene in pochi punti, quindi ci sono una serie di fattori che in questo momento il campionato è molto più difficile che qualche mese fa, perché ci sono appunto questi fattori che si accumulano. Noi adesso abbiamo forse anche la fortuna di aver ricaricato le batterie con le festività pasquali, avere una settimana un po' più lunga dove possiamo prepararci al meglio, e assolutamente vogliamo farci trovare pronti, ecco. Però avete visto che un po' con tutte le squadre quanto è difficile fare i risultati sia in casa che fuori.